Il Rotaract Club di Caltanissetta ha eletto nei giorni scorsi durante l'assemblea dei soci il presidente per il 2023-2024, Ruben Gravante, che comincerà il suo mandato a luglio quando verrà designato ufficialmente anche il nuovo direttivo composto dal tesoriere, segretario, prefetto, vicepresidente e consiglieri. L'attuale presidente, Deborah Gervasi, invece assumerà il ruolo di past president. Non nascondo che è stato un momento per me davvero importante, ricco di emozioni e posso dire di essere molto molto felice sia per la fiducia che mi è stata data dagli altri soci e sia per il calore e l'affetto che mi ha riservato il direttivo e soprattutto la presidente Deborah Gervasi a elezioni concluse. È mia intenzione seguire effettivamente quattro linee direttrici. La prima che verte sulla valorizzazione del territorio locale, la seconda sulla divulgazione, la terza sulla crescita personale dei soci e la quarta sulla proiezione internazionale del club. Ora stiamo lavorando in sinergia tra il direttivo attuale e parte del direttivo che vedrà la nascita a luglio, per ottenere i fondi dalla Rotary Foundation e creare delle borse studio per permettere ai ragazzi appartenenti alle famiglie meno abbienti di poter frequentare uno stage per essere introdotti, sperando, nel mondo del lavoro qui sul territorio, a Caltanissetta. Si pensa intanto ai prossimi appuntamenti del Club Nisseno che nel periodo natalizio ha anche organizzato una raccolta di giocattoli per i più piccoli. I bambini saranno i protagonisti anche di un'ulteriore iniziativa, ricevendo infatti le uova di Pasqua. Noi adesso, come diceva già Ruben, stiamo lavorando in sinergia tra i due direttivi per portare avanti le iniziative che cominceranno a seminare il percorso dell'anno successivo. Intanto però festeggeremo il nostro compleanno di club a febbraio, il club compie 53 anni, e poi continueremo con quelli che sono i progetti dello scrigno dei sogni in particolare, quindi i progetti con i bambini che ci accompagneranno per tutto il periodo pasquale e i progetti anche sulle persone diversamente abili.